Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Certi che il Signore Gesù è presente laddove i fratelli sono riuniti nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera. Invochiamo insieme: proteggi la tua famiglia, Signore. Proteggi la tua famiglia, Signore. Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il Regno di Dio nella giustizia e nell'amore. Preghiamo. Proteggi la tua Chiesa, Signore. Per i candidati al ministero presbiterale, si dispongano a lasciarsi conformare dallo Spirito a Cristo buon pastore, per il bene dell'intera umanità. Preghiamo. Proteggi la tua Chiesa, Signore. Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovano la giustizia e la solidarietà. Preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore. Per i fratelli e sorelle afflitti da malattie e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce ricevano conforto, consolazione e incoraggiamento. Preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli. Preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore. O Dio onnipotente ed eterno, tu sei il nostro unico Signore e vuoi che ti amiamo sopra ogni cosa. Esaudisci le nostre preghiere e conformaci al Figlio tuo che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Sarà il tuo corpo che ci nutrirà.
ci doni la tua vita. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quando ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova. E nella gioia sempre ti rende grazie, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore, e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo è per noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Preghiamo, oh Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento.